Benvenuti alla terza puntata della Domenica Sportiva, qui allo Shape Village. Buon divertimento a tutti! Benvenuti a tutti qui allo Shape Village per questa terza trasmissione della Domenica Sportiva, spazio dedicato alla terza categoria. Incominciamo con la delegazione del Cassina Rizzardi, abbiamo qua Mister Garraffo che è il braccio destro di Mister Agliati, poi abbiamo Ferrati, dirigente e accompagnatore della Juniores, ma soprattutto anche direttore sportivo, e poi abbiamo Valle che è non solo presidente del gruppo Cassina, diciamo della squadra CSI, ma anche dirigente e accompagnatore della società, a dimostrazione appunto che c'è un bel ambiente a Cassina Rizzardi. Cominciamo dal mister, com'è andata oggi? Mi pare che abbiate incontrato giusto la prima forza del raggruppamento, come ve la siete cavata? Buonasera a tutti, sì, oggi abbiamo incontrato l'Ardita e è stata una partita abbastanza combattuta, però la differenza in campo tra noi e loro non si è vista molto quest'oggi. E abbiamo perso 1-0 per un episodio, partita veramente combattuta, negli ultimi minuti abbiamo provato a recuperare il risultato, però purtroppo non ci siamo riusciti, però abbiamo fatto veramente una buona prestazione. E c'è qualche rammarico perché magari con un po' più di incisività davanti avremmo potuto portare a casa qualche un punticino, se non qualcosa di più. Chiediamo invece al direttore dove può arrivare questo Cassina Rizzardi, che è stato profondamente rinnovato in estate. Ciao a tutti, niente, per noi questo è stato un anno di transizione, anche perché la squadra è stata rinnovata direi all'80%, giusto? Quindi diciamo che ci aspettavamo un'annata del genere, siamo però coscienti che l'anno prossimo sarà decisamente migliore, anche perché abbiamo una ottima juniores alle spalle e l'obiettivo dell'anno prossimo è assolutamente quello di salire in seconda, perché la piazza se lo merita sicuramente. Ecco, a Valle chiediamo, con questo doppio ruolo che si giostra tra CSI e FIGC, come te la cavi? E appunto, come dicevamo nell'introduzione, mi pare sintomatico di un bel ambiente, insomma un ambiente molto unito. Sì, ciao a tutti, assolutamente sì, ottimo gruppo, soprattutto giovane, sto a sottolineare questa cosa, quindi ambiente sì, unito sia dalla parte CSI che FIGC, con l'obiettivo di avere un organo comunque molto giovane che riesce a far salire giovani, premia un gruppo unito, quindi questo sicuramente un ottimo ambiente per giocare a calcio e divertirsi. Al vice della prima squadra chiediamo a questo punto, visto che entriamo nel periodo clou della stagione, dove può arrivare questo Cassina? Ce la facciamo a raggiungere i playoff? Sono fuori portata? Diciamo che queste due giornate appena passate, con lo scontro col Fino e con l'Ardita, e le prossime due erano per noi un po' il crocevia della stagione per capire dove potevamo arrivare. Dopo queste due sconfitte, purtroppo diciamo che i punti sono diventati molti, sono 5 punti dal Fino Mornasco, e con lo scontro diretto già che abbiamo giocato e abbiamo perso, purtroppo le possibilità sono poche, però la squadra è unita, il gruppo unito, Mister Agliati è un grande, diciamo, stimolatore. Quindi fino all'ultima giornata daremo del filo da torcere a tutti, e perché no, se gli altri perdono punti noi saremo lì per provare a fare questi playoff. Per concludere, oggi sono stati alcuni risultati abbastanza sorprendenti, chiediamo magari al direttore che cosa manca, tra virgolette, se qualcosa manca a questi ragazzi per fare il salto di qualità definitivo, e poi niente, vabbè, giovani di prospettive, abbiamo scoperto appunto che ce ne sono diverse, ma se ci sono, insomma, non è mai bello fare nomi, ma se ci sono nomi da spendere di giovani che stanno facendo juniores, prima squadra, e che si stanno ben comportando. Allora, i nomi io li faccio volentieri, in primis parlo di Andrea Montecchi, che secondo me è un attaccante classe 93, di ottima prospettiva, e sono sicuro che l'anno prossimo più di 20 gol li deve fare assolutamente.
e il resto confermo quello che ho detto prima, che la Juniores ha almeno 7-8 nomi di primissima scelta, quindi il nostro obiettivo sarà quello di confermarli e far sì che le squadre vicine non se le portino via, anche se puntiamo molto sul gruppo, quindi sono ottimista sul fatto che rimangano tutti con noi, perché siamo una famiglia, questo è la verità. Allora, un torneo molto combattuto dove Ardita e Lario si danno soprattutto filo da torcere. Se dovessimo puntare un euro sulla vincente finale, su chi lo giochiamo? Penso per l'Ardita, anche se da oggi c'è anche la Porlezzese che ha superato la Lario dopo lo scontro di oggi. E, sinceramente, avendo giocato nelle ultime 5 giornate, abbiamo affrontato tutte e due, sia la Lario che l'Ardita. Mi ha impressionato sul piano di gioco di più la Lario, però l'Ardita ha degli elementi forse con molta più esperienza, giocatori che forse sono già un po' più abituati a stare su in alto, e quindi dico che da oggi molto probabilmente, complice il risultato della Lario contro l'Aurora, l'Ardita ha messo quasi un piede in seconda categoria. Bene, ringraziamo i nostri ospiti, li invitiamo ancora qui allo Chef Village nelle prossime settimane. Vi auguriamo un buon proseguimento di campionato e ovviamente forza Cassina. Con Andrea Castelli della redazione di Lago Sport, disturbiamo come al solito Andrea per sapere le notizie di giornata, un po' come se ci sono state curiosità o scoop del giorno o risultati incredibili. Abbiamo qua in studio in questo momento a commentare la parentesi dedicata alla seconda categoria gli amici del Castello di Rizzolo. Cosa ci ha riservato dunque Andrea allora questa domenica? Ma guarda, in seconda di campionato c'è tutto tipo, c'è il testa che vola. In testa la quarta vittoria del Castello, viene ancora vivissimo il torneo, la quarta tesa meno 4 ed è un po' il critico che ha l'ultima sua vittoria nelle ultime 4 partite. La Cassatese torna sulla terra, perde solo 2 cavallate dopo 4 vittorie, da registrare in coda il penultimo posto del Cianucci, che dopo aver iniziato benissimo il torneo con 8 gare per sconfitte, adesso sta pagando Gassio 12 sconfitte nelle ultime 16 gare. Per rischia non vedrate 6 gare senza vittoria con oggi. Nel giro di ritorno il Castello sarebbe al primo posto della classifica. Se restiamo in seconda, registriamo il colpo del Villaguardia Ucciate. 1-0, le due squadre si invertono la posizione, ma adesso in piena lotta per gli altri. In prima categoria ha dell'incredibile il Campione Sopremo, 4-0 anche oggi a Ceriano Laghetto, e domenica potrebbe addirittura festeggiare la matematica promozione. A memoria d'uomo, il 22 di marzo non ci ricordiamo una squadra che abbia festeggiato così presto, sarebbe veramente un successo incredibile. In giornata le vittorie di Cabiate Bregnanese e Cassina Matese Ronago mettono nei guai queste ultime due squadre, che a questo punto si concentreranno con il Cantù, lo spareggio play-out per l'ultima quattrina. In terza abbiamo la Vita vittoriosa anche a Cassina di misura, e l'Alario cede di fianco, perde anche oggi e quindi l'unica rivale sembra la Porlezzese. Chiudo con una curiosità che riguarda però la Serie D, il nostro episodio Michele Spaggiari doppietta in casa della capolista Castiglione, il Fondio batte quindi la capolista, riapre completamente il campionato e Michele Spaggiari si conferma assolutamente uno dei giocatori lariani più forti degli ultimi anni. Complimenti a lui e questo è quanto. Ti ringraziamo Andrea, ti lasciamo il tuo lavoro, ti aspettiamo ovviamente qui allo Shape Village quando faremo la puntata finale, il grande finale insieme a tutta la redazione di Radio Sport. Ciao Andrea, buon lavoro, buona ciao serata. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Allora, ringraziamo gli amici del Castello che sono qui con noi allo Shape Village. Abbiamo qua tre giocatori che nella loro carriera dilettantistica hanno indossato un sacco di maglie.
Giusto, non mi pare proprio di sbagliarsi, da partire da soffitta al portiere Tamanti al bomber giudice, hanno assaporato veramente il gusto di giocare in tantissime società. Ora si ritrovano tutti insieme al Castello, come abbiamo sentito dal commento di Andrea Castelli di Lario Sport, un girone di ritorno stratosferico, vi sta pian piano riavvicinando verso i primi posti, diciamo così, per non esagerare. Partiamo da soffitta, avvocato, ci dica un po' come è andata la partita di oggi, insomma, sensazioni positive, mi pare. Innanzitutto buonasera a tutti. No, la partita di oggi direi che è stata positiva, soprattutto per il risultato, perché comunque abbiamo colto la quarta vittoria consecutiva, il che non è male, però sul piano del gioco dobbiamo sicuramente migliorare, perché abbiamo fatto fatica, quindi sì, è vero, abbiamo fatto quattro vittorie consecutive, però questo non ci può montare la testa. Questo è assolutamente necessario affermarlo, perché la Vasca mi ha fatto una buona impressione, squadra organizzata, correva molto e nonostante fossimo andati in vantaggio 2-0, gli ultimi 10 minuti, fatto il 2-1, abbiamo sofferto. Per quanto riguarda il girone di ritorno, sì, abbiamo fatto quattro vittorie consecutive, ma abbiamo anche perso all'inizio del 2015 tre partite di fila, quindi per il pronostico, il primo posto io sinceramente non ci penso, perché la Guanzatese ha ancora 4 punti di vantaggio con una partita in meno e mancano 6 partite, quindi primo posto non ci penso, noi dobbiamo fare partita per partita, pensare di fare più punti possibili e vediamo poi come andrà il girone. Abbiamo perso tanti punti, quindi adesso siamo secondi, cerchiamo di mantenere il secondo posto e di distanziare il più possibile dai rivali. Questo è quello che posso dire della giornata di oggi. Allora, portierone Tamanti, chiediamo invece, c'è bisogno ovviamente di chi segna, ma c'è bisogno anche, se si vogliono vincere i campionati o quantomeno arrivare nelle posizioni che contano, c'è bisogno di avere anche di una difesa che non prenda gol. Non so se la camera riesce a inquadrare, ma testimonianza che il Castello è un buon gruppo, vediamo un occhio nero soffitta e un occhio nero Tamanti, quindi vuol dire che serve un po' di energia al Castello per tenersi vivi. Siamo picchiati sotto la doccia, buonasera a tutti. Divergenze sulle uscite di Tamanti. Esatto, no, sta andando bene, dopo un periodo difficile ci siamo ripresi, non possiamo sbilanciarci perché il direttore ci guarda male, però speriamo di continuare così, insomma, per toccare ferro è meglio non sbilanciarci, continuiamo a vincere e poi vediamo, anche se è dura. Allora, bomber giudici invece, che è venuto quest'estate a Vighizzolo proprio con l'obiettivo di, diciamo, di spendere i suoi, non so se saranno gli ultimi o forse sì, gli ultimi mesi della sua carriera di calciatore, che ha visto, l'ha visto vincere con tante casacche, è venuto proprio con questo obiettivo, giusto? Fare una stagione importante e dare, tra virgolette, l'addio al calcio proprio con una stagione insieme a tanti amici, ma anche positiva comunque ancora una volta. Buonasera a tutti, sì, ero venuto al Castello e speravo di poter vincere il campionato, un po' di cose non sono funzionate, dei risultati soprattutto, adesso si spera di essere secondi a fine campionato e giocarci i playoff in casa. Sicuramente speravo di fare molti più gol, adesso non segno da ottobre credo, però se comunque la squadra sta facendo risultato sono contento comunque. Sì, è l'ultimo anno, finiamo l'ultimo anno, speriamo di finire bene. Ecco, un Castello che quest'estate si è riorganizzato molto dopo un'annata così conclusa l'anno scorso. Chiedo magari a Tamanti, che eri comunque protagonista con la maglietta giallo-blu, è stata un'estate importante? È stata un'estate importante e sono arrivati dei nuovi innesti societari, il signor Della Valle, e con molti ragazzi del settore giovanile dell'Albate, è stato praticamente rifondato il settore giovanile, ci sono dei progetti, un progetto ambizioso, quinquennale,
dove ci si sono prefissati degli obiettivi che sicuramente saranno raggiunti. Tra 5 anni fai il no, tra 5 anni. Io tra 5 anni avrò smesso, spero, perché sennò. Però è una cosa positiva, sicuro. Ecco, voi non li, chi a casa non li vede, ma alle spalle ci sono direttori, controdirettori che sono qua pronti, se sbagliano a parlare, non è il momento di fare voli, di sbilanciarsi, fare i voli pindarici, quindi piedi per terra, il campionato è ancora tutto da giocare. Chiudiamo con una curiosità, perché Bomber Giudici nel frattempo in quest'ultimo anno e mezzo si è dedicato anche a una disciplina emergente che è il foot golf. I compagni lo prendono in giro perché lui ci crede molto a questa nuova attività sportiva che ha intrapreso. Chiediamo a Andrea come sta andando e se effettivamente è così bello quanto ci stai stressando. Sì, praticamente è uno sport che è nato nel 2013, forse è il mio sport, l'hanno inventato per me perché sono un maiale che corre poco, però il piede ce l'ho sempre avuto, lì non devo correre, devo solo calciare la palla, comunque è uno sport bello da provare. Io l'ho provato una volta, mi sono un po' preso parecchio, speriamo che funzioni, almeno ho trovato cosa fare dopo il calcio, sarà contenta mia moglie. Ringraziamo gli amici del Castello e auguriamo anche a voi un buon finale di stagione. Vi aspettiamo ancora qui allo Shape Village per fare festa. Salutiamo anche lo staff che è seduto al di là della camera. Buona continuazione a tutti, buona serata. Bene, rieccoci qui allo Shape, siamo in compagnia degli amici dell'Albate, squadra di cittadina del girone B di prima categoria, reduce dal match di Garbagnato, un match che mi pare di aver capito essere stato abbastanza pirotecnico, con qualche polemicuccia. Abbiamo qui con noi Matteo Giorgianni, il capitan Carvelli e Ale Mauri, che mi dicono di mettere nei sottotitoli il giocatore più squalificato della prima categoria. Oh, direi di partire da capitano. Come è andata la partita di oggi? Mi sembra veramente che siete un po' amareggiati, giusto? Ma innanzitutto buonasera a tutti. Sì, diciamo, ci aspettavamo cose in più dal risultato di oggi, pensavamo almeno di portare a casa un pareggio, invece purtroppo abbiamo portato solo a casa 0 punti. Diciamo che un po' l'arbitraggio ha lasciato un po' a desiderare, però può capitare, niente da dire. Allora, Matteo Giorgianni, una famiglia di giocatori fedelissimi dell'Albate, fratello fa gol, lui invece ha il compito di non farli fare agli avversari. Oggi è stata dura però, un buon Garbagnate, dunque 2-1, ricordiamo, sconfitti, ma contro un avversario, diciamo, di rango. No, diciamo, sapendo benissimo che il Garbagnate è una forza di questo campionato, sapendo benissimo che non sarebbe stata facile, c'è da dire che oggi purtroppo la partita è stata esclusivamente falsata dall'arbitro. Il risultato è bugiardo, secondo me una X era giusta per entrambe le squadre e rispondendo alla tua domanda ti posso solo dire 2 tiri in porta per loro, di cui un rigore, e forse uno nostro, quello di mio fratello, che ha fatto un gran gol, però partita falsata, solo questo. Poi spero che, come è capitato oggi a noi, possa non ritorcersi contro, e comunque noi stiamo facendo molto bene, stiamo facendo un ritorno alla grande, il nostro obiettivo iniziale stagionale è quello della salvezza, e quindi il nostro primo obiettivo è quello. Dopodiché, se ci dovesse essere qualcosa in più, meglio per noi. Ora, Mauri, chiediamo stagione appunto in linea per adesso con quelli che erano gli obiettivi iniziali. Mi pare di poter confermare un po' quella che è la tradizione di Albate, un grande gruppo, un bel ambiente. Sì, no, sicuramente noi siamo un grande gruppo. Veniamo da una seconda categoria, sono cambiati solo un giocatore, cioè è stato Sasha Minola. Siamo lo stesso gruppo, stiamo facendo benissimo, siamo tutti amici, è veramente bello stare in questa squadra.
Ovviamente all'inizio siamo partiti con l'idea di salvarci magari anche all'ultima giornata, adesso qualcosa si vede in più, siamo più vicini ai playoff, magari riusciamo a fare una salvezza più tranquilla e niente, cioè noi non chiediamo niente a questo campionato, una buona salvezza, belli tranquilli, ci divertiamo e va bene così, dai. Allora, ringraziamo gli amici dell'Albate, abbiamo un'altra squadra cittadina di Como, appunto il Taverno, qui con noi ospite, tra poco arriveranno anche loro, si siederanno davanti alla nostra camera. Un bel girone di prima categoria che parla comasco, ma che ahimè anche quest'anno probabilmente sarà vinto da una milanese, anche se sul confine, insomma le prime due tutte e due fuori provincia. Che cosa manca a questa realtà territoriale per poter spiccare il volo? Lo chiediamo al capitano dall'alto della sua esperienza. No, diciamo che è vero, Copreno è al confine, comunque rappresenta un po' il calcio comasco. Garbagnate forse è l'unica squadra fuori zona che comunque sta facendo un bel campionato. A noi sinceramente non manca niente come calcio comasco per farci vedere ad alti livelli. Naturalmente, come sapete, in queste categorie variano molto le annate degli sponsor che fanno tanto. Noi rimaniamo una realtà piccola come gli amici del Taverno o altre squadre. Penso che giochiamo soprattutto per divertirci e per fare gruppo, come diceva il mio compagno di squadra, e secondo me il bello del calcio rimane questo. Poi far bene, far male, tra virgolette, non conta poi così tanto. Grazie. Allora, ringraziamo i nostri ospiti, li salutiamo, li invitiamo a venire a trovarci ancora qui lo Shape Village d'Appiano. In bocca al lupo e buon proseguimento di stagione a tutti. Oh, benvenuti anche i nostri amici del Taverno, la proseguiamo con lo spazio dedicato al girone B di prima categoria. Abbiamo qua una bella delegazione con Ripamonti, che è un po' l'uomo di punta dello staff tecnico del Taverno la 2014-2015. Poi abbiamo Praticò, portiere Fabio Crudo e bomber di giornata, perché ha deciso la partita, Meroni. Ora partirei magari da chi conduce la parte tecnica della squadra. Come è andata la partita di oggi? Ricordiamo un 4-3 bello palpitante contro una Larientel di Maidoma. Buonasera a tutti. Sì, oggi è stata una partita più complicata di quello che forse ci aspettavamo. Dopo neanche mezz'ora siamo andati sotto 2-0, poi a cavallo tra primo e secondo tempo siamo riusciti a reagire con anche un pizzico di fortuna che qualche volta non basta. Nei minuti di recupero, grazie al nostro bomber di giornata Meroni, siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali per continuare a coltivare le nostre speranze di playoff. Ecco, magari salto un secondo i due nostri ospiti al centro e chiedo allora, visto che è un po' l'eroe di giornata, come raccontaci un po' il gol che ha deciso questa partita. Buonasera a tutti. Allora, no, il gol di oggi, al di là che sia stato un bel gol, è stato importante per continuare appunto la nostra cavalcata verso i playoff. Sicuramente le due squadre davanti, tralasciando il Copreno, quindi Garbagnate e Cadorago, non mollano niente, continuano a macinare punti e ci prepareremo al meglio per andare domenica prossima allo scontro diretto con il Cadorago, diretta concorrente per la lotta playoff. Ecco, allora magari ai due giocatori più esperti chiediamo in percentuale quante ne ha da giocarsi il Taverno per arrivare lì dove conta. Buonasera. Diciamo che domenica ci giochiamo gran parte dell'ingresso ai playoff, anche perché loro hanno una partita a recuperare. Se vanno a 10 punti rischiamo di non fare i playoff, perché poi ci distanziamo troppo dalla seconda.
Nelle ultime partite abbiamo tutti scontri diretti, andiamo a scalare dalla quarta alla prima, vediamo un po', fare punti e sperare che il Garbagnate non scappi. Buonasera, come diceva giustamente Luca, ci giochiamo una fetta importante domenica prossima contro il Cadorago. Vediamo, siamo lì, siamo contenti di questa stagione, potevamo avere sicuramente qualche punto in più, però ce la giocheremo fino alla fine. L'obiettivo era quello di migliorare la stagione precedente e sarà fatto sicuramente, visto che oggi abbiamo raggiunto gli stessi punti della passata stagione con 7 partite d'anticipo, 7 o 6 non mi ricordo. Vediamo, ci giochiamo tutto domenica prossima e ci siamo pronti, daremo battaglia come tutte le domeniche. Ecco, magari allora Ripamonti, chiediamo invece qual è il punto di forza della squadra e dove invece c'è ancora da lavorare, anche se siamo già al mese di marzo. Allora, come punto di forza penso che io ormai in ruoli differenti è il terzo anno che sono a Tavernola e in questi 3 anni dal campionato di seconda che abbiamo vinto l'anno scorso e quest'anno il punto di forza è sempre stato il gruppo. È abbastanza facile dire il gruppo è il punto di forza, però a Tavernola, avendo anche giocato in altri ambienti, in altre zone, a Tavernola ho trovato un ambiente molto, molto favorevole a fare un buon campionato, sia dal punto di vista della società, sia dal punto di vista del gruppo proprio come squadra. Migliorare, si può migliorare tanto, perché comunque ce ne sono diversi aspetti, a partire per quanto ci riguarda dalla fase difensiva che spesso è stata una nostra pecca durante tutto l'anno, fase difensiva in cui considero sia la difesa che comunque tutto il resto della squadra. Prossimi impegni, rispondiamo, magari chiediamo a Praticò, a partire dalla prossima sfida dove vi vede impegnati e vabbè, niente, quanto ci credete? Come dicevo prima, domenica giochiamo col Cadorago e diciamo che è la partita più importante fino ad ora. Se vinciamo torniamo sotto, altrimenti diventa veramente dura, anche perché le altre partite sono tutte difficili e sarà dura andare a fare punti. Vedremo un po' come va la domenica e poi continuiamo fino alla fine a crederci. Non dipende solo da noi. Ecco, chiudiamo con una curiosità: Portierone Crudo mi pare che sia all'ultimo forse campionato qui in provincia di Como, o quantomeno a Tavernola, visto che motivi di cuore lo porteranno qualche chilometro più in là. Raccontaci un po' questa novità. Sì, purtroppo, per fortuna, queste saranno probabilmente le mie ultime partite nei campionati comaschi, perché appunto mi trasferirò a Milano per amore, e la scelta di venire a Tavernola è stata anche per questo. Appunto, l'ultimo anno volevo farlo con degli amici in un ambiente tranquillo dove poter finire in serenità. Così è fino ad oggi. Speriamo che sarà condito con una grande gioia finale, che è quella dei playoff, anche se sarà veramente dura, perché il gap dei punti purtroppo ci vede costretti a non sbagliare mai, e adesso ci sono degli scontri importanti, appunto Cadorago domenica, poi Menaggio, Copreno, Rovellasca e Garbagnate all'ultima partita, quindi sarà dura. Comunque è una scelta che dovevo fare, quindi così è. Sono comunque felice di quello che sarà il futuro. Bene, si va sempre dove ci porta il cuore, giusto? No? Allora ringraziamo i nostri amici del Taverno, li aspettiamo ancora qui di nuovo allo Shape Village di Appiano Gentile con noi, e ovviamente buon proseguimento di campionato e di stagione a voi tutti. Ok, siamo in collegamento con la redazione di Sprint Sport, con Paolo Zerbi, corrispondente del settimanale
che troverete domani in edicola, inviato se non sbaglio proprio oggi a vedere la partita Union Cairata Roncalli. Abbiamo qua in studio con noi Mireku, e proprio il giocatore dell'Union Cairate, e mister Filia, reduce dal derby tra il suo Penegro e l'Ardor Lazzate. Paolo, a partire ovviamente dalla gara che hai visto, raccontaci un po' come è andata questa domenica calcistica. Allora, guarda, sì, partendo proprio dalla promozione dal girone A, Roncalli appunto ha spugnato Cairate, ma Roncalli molto molto cinico, che ha saputo approfittare delle reti di Arrigoni e di Aloe, soprattutto di una prestazione di un Casolati strepitoso. Dalla parte di Pasquale Curatolo invece una prestazione un pochino sottotono della difesa grigio-rossa. Curatolo appunto era proprio deluso un pochino dai suoi leader difensivi, che hanno concesso appunto un paio di distrazioni che hanno favorito appunto la Roncalli, capace appunto sia di spugnare Cairate sia di mantenersi appunto a più 3 sull'alzone, di allungare a più 5 proprio sulla formazione grigio-rossa. Andando invece sull'eccellenza A, il Penegro ha pareggiato 0-0 con l'Ardor Lazzate, un pareggio che sicuramente soddisfa forse di più di Sertilia, ormai tranquillo diciamo così in classifica, mentre invece l'Ardor Lazzate continua nelle sue problematiche di gol, ultimamente fa fatica proprio a segnare. Anche il pareggio senza reti di Penegro è una testimonianza di queste difficoltà. Ecco, spieghiamo che avremmo dovuto avere in ospiti della trasmissione anche una delegazione del Mariano, ma purtroppo sia DS Bernardi sia i giocatori hanno preferito questa sera non esserci per motivi diciamo così di opportunità, visto che è venuto a mancare l'ex sindaco di Mariano Viganò, tifosissimo della squadra giallo-blu, e quindi ovviamente facciamo le condoglianze sia alla società ma soprattutto anche ai familiari. Dando un occhio appunto al girone B di eccellenza, quali risultati spiccano oggi, Paolo? Allora, innanzitutto le condoglianze anche da parte della redazione Calustrite Sport. Mariano appunto ha vinto oggi con la Trevigliese, una sorta di probabilmente anche di dedica, ecco, di questa vittoria. Un Mariano la cui classifica adesso torna un pochino di più a sorridere, con una Trevigliese e un Brembate sopra, soprattutto che oggi avendo perso rischiano di retrocedere anche direttamente senza play-out, visto che quest'anno la forbice è più stretta, con soltanto 7 punti non si farebbero appunto i play-out. Invece il Villa d'Almeta ha ulteriori punti sul campo della Casa Piatto, 1-1 con la formazione di Tassini ancora un pochino sotto tono. L'Alzano Cena ha vinto la divisione senza brillare a Verdello, però insomma la distanza dai bergamaschi è di 10 punti, e quindi per il Verdini ormai è il tappeto rosso verso il ritorno in Serie B. Ora Paolo, ti lasciamo concludere il tuo lavoro, ci aspettiamo ovviamente settimana prossima, e buona serata anche a te. Saluto a tutti i redattori. Anche a voi. Ciao Paolo. Ora bentornati qui allo Shape, nello spazio dedicato ai campionati di eccellenza e promozione. Abbiamo qui ospiti in studio con noi Claudio Pilia, mister del Fenegrò, reduce dal pareggio 0-0 contro, appunto come abbiamo sentito anche nel collegamento di Sprint Sport, contro l'Ardor Lazzate. E poi abbiamo qua ospite un giocatore del Cairate che è diciamo vicinissimo di casa, perché abita proprio qua a pochi chilometri dallo Chef Village, abita all'Urate Cacivio, Mireku, ex giocatore del Cantù, poi Como, poi di nuovo Cantù e ora a Cairate da qualche anno. Cominciamo con un commento sul derby con mister Pilia. Com'è andata oggi, una partita enigmatica? No, enigmatica no, nel senso che giocare partite così contro squadre che hanno bisogno di punti per salvarsi è sempre molto difficile. Abbiamo preparato la partita per fare un risultato pieno, abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, abbiamo avuto due occasioni, è stato bravo il loro portiere, dopodiché non siamo più riusciti a fare ciò che ci viene congeniale, però è bicchiere mezzo pieno perché non abbiamo perso punti dai play-out. Abbiamo accorciato rispetto a Sestese e Arconate che hanno perso, e siamo lì anche per la zona playoff. Abbiamo una settimana per preparare bene la partita con la Bustese, uno scontro importante per noi, e quindi va bene così. A Claudio chiediamo anche al di là ovviamente della propria squadra,
Come ha visto l'avversario, i cugini dell'Ardor, che sono, ricordiamolo, alle prese invece con qualche problemino in più di classifica, ma diciamo che hanno tutti gli strumenti per poter comunque concludere in bel modo anche la stagione anche loro, giusto Claudio? Hanno fatto la loro partita, hanno meritato il pareggio. Una squadra molto quadrata, difficile da incontrare, credo che se proseguiranno così non avranno fatica a portare a casa il risultato della salvezza, anche se purtroppo per loro oggi con il pareggio sono entrati dentro nei play-out. Dicevi Claudio, domenica prossima big match con la Bustese, con questa Bustese che non smette mai di sorprendere, anche se ovviamente il campionato di vertice era assolutamente nelle aspettative della società. Sono ancora loro, secondo te, i favoriti per la prima piazza? Ad oggi assolutamente sì, anche perché i risultati dicono che il Verbano ha pareggiato e la Bustese dal Verbano ha guadagnato ancora 2 punti, quindi va a 5. Sono anche in Coppa. Se riusciranno a tenere questi ritmi, questi livelli, essendo anche nelle semifinali di Coppa, riusciranno a trovare un giusto compromesso, sono ad oggi la favorita. Speriamo di fargli lo sgambetto. Ce lo auguriamo tutti. Invece Miracolo, lo sgambetto lo sognavate con il vostro Cairate, ma Roncalli più forte o qualche rimpianto invece? Innanzitutto buonasera a tutti. Oggi penso che abbiamo sbagliato noi la partita. Per noi doveva essere una finale e non siamo riusciti a portarci a casa i 3 punti ed avvicinarci, anzi a superare la Roncalli, che penso, per come sono andate le altre partite, saremmo stati primi. Quindi ci rimbocchiamo un po' le maniche e eravamo comunque in un momento di buona forma, avevamo vinto 5 partite consecutive, quindi penso che dobbiamo ripartire dall'ultima partita che abbiamo giocato. Ecco, in collegamento da Sprint Sport, Paolo Zerbi, che proprio ha assistito oggi al vostro match, diceva: una difesa che sicuramente oggi non ha trovato gli apprezzamenti di mister Curatolo. Sì, sicuramente, era anche in 5 partite, mi sembra che abbiamo preso solo 2 gol, quindi la difesa stava girando bene e oggi abbiamo fatto 2 errori su cui loro sono stati bravi a capitalizzare il gol, quindi penso che un po' oggi la difesa abbia peccato, ma io dico tutta la squadra, non solo la difesa. Dovevamo vincere questa partita e non ci siamo riusciti, ma andiamo avanti, mancano 7 partite, il campionato non dico che è lungo, però ancora ci saranno partite importanti anche per le altre squadre. Ecco, per concludere, nel girone A di promozione ci sono 3 squadre con maschi impegnate, c'è il Maslianico che dopo un momento di grande entusiasmo e euforia adesso nelle ultime uscite ha zoppicato leggermente, abbiamo una Mozzatese in difficoltà ma che comunque non si vuole arrendere e un Portichetto che spera di uscire diciamo dalla zona calda. Come vedi da Comasco, ti chiedo come vedi la situazione per le 3 comasche, visto che tu diciamo nelle zone calde fortunatamente sei fuori. Beh, spero che soprattutto per il Mozzate che non retroceda ma che rimanga in promozione, e su queste 3 terrei un po' di più al Portichetto perché è vicino casa, conosco qualche giocatore che gioca lì, quindi spero che finiscano bene l'anno, insomma. Chiudiamo salutando tutti e lascio un'ultima battuta a mister Pilia, un Fenegrò giovane che dà spazio ogni anno sempre ai giovani, quest'anno ha dato spazio anche a un mister giovane, come ti stai trovando in questa prima esperienza in prima squadra da protagonista? Mi sto trovando molto bene, devo però ringraziare i miei ragazzi perché è dall'inizio della stagione che sono sempre sul pezzo,
e non hanno mai mollato, abbiamo avuto poco riposo. Per il resto non posso che, la prima volta che mi capita, ringraziare pubblicamente il direttore generale Luca Bocconcello che mi ha dato questa opportunità, la società e il direttore sportivo. Speriamo di poter fare più di quello che è nella nostra testa, me lo auguro, possiamo riuscirci. Ringraziamo i nostri ospiti, vi diamo anche a voi appuntamento ancora qui allo SCEP, veniteci a trovare, saremo felici di ospitarvi, vi auguro una buona serata e ovviamente un buon proseguimento di stagione. Ciao a tutti. Grazie a tutti, un saluto e ci rivediamo domenica prossima. Grazie.